palestinesi che non ci sono, considerato che tutto è di proprietà israeliana, quindi l'acqua, la luce, tutto è sempre di proprietà israeliana, le banche, la moneta che hanno, che è lo shekel israeliano, gli arabi commerciano con lo shekel israeliano, non commerciano con una moneta loro, ma d'altronde in Italia la Banca d'Italia non è italiana, ma appartiene alla Federal Reserve Bank, esattamente come tutte le banche che stanno in Israele sono il motivo principale per cui esiste un monte in Italia, che a seconda di una famiglia ebraica, sionista, che è quella della Bilderberg, che ha sede a Gerusalemme, esattamente come la Rockefeller ha sede a Gerusalemme, esattamente come tutto un piano strategico è fatto in Israele, perché lo puoi fare, perché la Palestina non è una terra, non è uno Stato, è un'idea, e sta diventando un'idea sporca, perché è un'idea che non ha niente a che vedere con un popolo che è schiavo da sempre, perché prima di Israele c'erano gli inglesi, prima degli inglesi c'erano i turchi, prima dei turchi ancora, cioè, quindi non è una terra che è mai esistita, una terra che è esistita nelle idee di tanti politici. Per cui un bambino palestinese, si definisce palestinese, ma il nome probabilmente è Giordano, un Giordano che vive in Palestina ha un po' più di diritto di quello a cui gli è stata tolta la nazionalità giordana, adesso ha solo quella palestinese, ma che non significa niente. Anche chi vive a Gerusalemme, chi vive a Gerusalemme Est, in teoria ha gli stessi identici diritti di chi vive a Ovest, eppure non è così, le infrastrutture non funzionano, la gente vive malissimo, cominciano ad esserci violenze che prima non c'erano. Tu trovi i figli dei palestinesi di 30-40 anni fa che stanno davanti ai negozi dei genitori che fumano in attile e non fanno un caso tutto il giorno, trovi una società che ha il collasso cognitivo. Se vai in Israele poi nelle zone quelle dove la gente lavora, quelle più proletarie come il porto di Ashdod che è vicino a Gaza, i portuali israeliani non sono israeliani, sono magari etiopi che sono venuti dall'Etiopia con la promessa di una terra assolutamente più ricca, quindi sono stati portati lì senza valigia né niente, quindi si sono trovati lì senza niente. Tanti argentini che sono venuti da fuori convinti che quello fosse uno stato ideale e poi si sono trovati in una macchina infernale, perché mandare un figlio a scuola in Israele significa pagare per un immigrato, per un israeliano, 1.000-2.000 euro al mese. Che non vuol dire difenderli, vuol dire semplicemente essere obiettivi e guardare che ci sono perlomeno 3-4 situazioni differenti in Palestina e in Israele, perché ci sono i cristiani che vivono a Gerusalemme, ci sono i copti, ci sono gli armeni, ci sono gli arabi. Ciò che è vero è che la Palestina non è araba, cioè non è totalmente araba e non è totalmente musulmana come non lo era la Bosnia prima della guerra, cioè non è vero. Jenin, che è prettamente musulmano, c'è una fortissima comunità cristiana e nella comunità cristiana anche te come non cristiano ma che sei nato in Occidente tante volte ti trovi più d'accordo, almeno sui temi base, perché quello che è vero è che la Palestina è anche il paese meno religioso dell'area medio orientale, vicino orientale, però sì che è vero che con la chiusura culturale di quel paese sempre più forte è normale che soprattutto la gente che ha meno strumenti diventi sempre più alloccata sulle sue idee, per cui ti trovi a Hamas che è diventato fortissimo. E la gente che sta all'interno dell'organizzazione di Hamas è brava gente, è gente che crede in una cosa che è fuori dai greci perché è irrealizzabile, ma oggettivamente è gente che non ha, come dire, che non ha altro a cui attaccarsi che quello. E lo shock nel momento in cui ti puoi trovare all'interno di un sistema occidentale dove hai tutto e tu non hai niente, è naturale che per chi non ha strumenti la prima reazione è la violenza. E non è condannabile perché è violenza indotta, cioè io ti induco a essere violento. Sharon cammina sulla moschea, sulla spinata della moschea, e io ho fatto una domanda a un bambino, un ragazzino palestinese l'altro giorno, perché sono arrivato ieri in Italia, e gli ho chiesto: ma perché su questa storia di sottili di momento vi incazzate tutti, però ogni volta che vi tolgono l'acqua, la luce, il permesso di tutto e di più nei campi profughi libanesi, fanno le cose peggiori libanesi ai palestinesi, com'è che non riuscite, no? Una volta a fare una protesta per un diritto umano, e lui semplicemente ha risposto, cioè io come musulmano, noi come musulmani vediamo Muhammad, cioè la vita, la nostra vita è lì, per tutti noi è così, cioè noi ci troviamo d'accordo se siamo su quel punto lì. Allora questa è la visione di un ragazzino, sicuramente un islamista la più complessa, però la gente la pensa così e non la puoi criticare perché l'unica cosa che loro hanno è attaccarsi a quell'idea, esattamente come per un ragazzino che nasce in una badia napoletana, l'idea del pallone è il suo miraggio, cioè quella cosa che lo porta fuori. Attaccarsi a quello per condannare un popolo fa schifo. Distruggere Damasco, distruggere Aleppo, distruggere Baghdad, distruggere tutto quello che è la cultura originale del Mediterraneo sta significando per i ragazzini che hanno 13-14 anni non sapere niente.
io ho vissuto a Damasco e ad Aleppo per un sacco di tempo, sapere che il mercato di Aleppo l'ho visto mi porta a una riflessione sul fatto che stanno scomparendo i luoghi della cultura. Scompare il Bartleby ed è un luogo di cultura, però scompare un souk che ha milioni di anni, è una perdita mondiale e viene fatto appositamente, perché altrimenti non si capisce come mai anche la comparsa di ribelli in luoghi che questi ribelli non erano neanche concepibili, che hanno la stessa identica faccia degli altri però, e che controllano i passaporti a seconda della religione che hai. Il fattore della religione sta diventando la predominante, cosa che prima non c'era, ma prima io intendo 2 anni fa. Io sono arrivato nel 2008 ed era un paese non laico, ma dove il laicismo era contemplato. Poi dopo il 2008, nel 2009, è scattato un nuovo governo, che è quello di Abbas, con una terza via, che è quella di Salam Fayyad, che dicevo prima per scherzare, che è questo uomo palestinese che è cresciuto in America, che ha studiato in America, che ha portato un capitale straniero fortissimo, sempre denaro pubblico. E i consolari, che sono quelli italiani, che riescono dal Ministero degli Affari Esteri, c'è gente che se tu la prendi allo specchio non ti rendi conto e non sai perché è lì, perché non è né più intelligente né più... non è niente, eppure sta lì a paghe straordinarie per non fare niente. E trovi magari, come dire, fuori uscire dall'università o fuori uscire dall'accademia, magari fuori uscire da niente, ma persone che hanno delle idee, che non avranno mai la possibilità di poter andare in quella terra e poter creare delle robe. Qui Serena a un certo punto è arrivata, come sono arrivati altri prima di lei, e ci hanno chiesto, in questo caso qui è stato tramite un bando, però la meraviglia è stata che lei non è stata né presa né indottrinata, lei è arrivata a casa nostra, una casa normale, con gente normale, chi è palestinese, chi è di altre nazionalità, e ha vissuto una vita normale, fatta di una tournée teatrale come non si è mai fatto in Palestina, perché non ci sono teatri, e ha potuto semplicemente lavorare con la gente, parlare con la gente, stare al bar con la gente. Vedere ciò che un'occupazione di qualche anno fa oggi è diventata un'occupazione proprio monetaria, cioè io compro, i checkpoint diventeranno domani delle autostrade, non importa, sono dei caselli autostradali fondamentalmente ora. Se c'erano i militari prima, domani Israele li trasforma in qualcosa di solido. Quanto costa la vita di un palestinese? Per gli israeliani un mucchio, perché sui soldi ci hanno fatto il muro, ci hanno fatto i checkpoint, soldi spesi sulla paura della gente, hanno diviso esattamente un paese grande come l'Emilia Romagna, un paese in due, hanno creato un sacco di paure ataviche. Questo è il risultato di un'operazione proprio stratificata. E in Europa sta arrivando, perché l'Europa non era così, e adesso sta diventando sempre molto più simile a quel format in cui si ha paura, si costruiscono. Il Qatar investe sulle periferie francesi, che significa comprarle, significa snaturarle, perché i sauditi come il Qatar non sono la parte araba che speriamo di avere in casa, perché non capiscono niente e culturalmente hanno un livello azzerato, perché quando c'è solo il mezzo di denaro il livello culturale è azzerato. Il dramma è questo qui, la Palestina sta diventando zero, non esiste più, i bambini non hanno più tempo per fare niente, la politica di Fatah è una politica corrotta che guarda solo agli interessi personali come per gli italiani, non fa una piega, la politica di Salam Fayyad è solo denaro per i ricchi, la politica di Hamas è una scelta improponibile perché non avvicina nessuno, quindi non esiste un futuro né per loro, ma pare che non esista neanche per l'Italia, perché io vivo in Italia, la scelta è Monti, che guarda caso è legato esponenzialmente alle banche. Quindi il motivo per cui resto in Palestina, almeno sino a gennaio e febbraio, è per chiudere un cerchio, almeno permettere alle scuole che hanno lavorato con noi di poter usufruire di piattaforme linguistiche con cui almeno comunicare all'esterno, perché quello che sta succedendo è che piano piano la West Bank sta diventando come Gaza, un po' più grande, ma super chiusa e senza nessuna possibilità di uscire. E meno male che Serena, quando è arrivata, la cosa che ha fatto è stata proprio me ne fotto della politica, me ne fotto di quello che dicono della Palestina, me ne fotto dei palestinesi, me ne fotto anche degli israeliani, ha fatto bene, perché è andata diretta alla persona, ha tirato fuori un'idea, che perlomeno non è poco per quel paese. Io ringrazio Serena proprio per il lavoro che ha fatto, è stato proprio bravo. Ci sono interventi, domande, osservazioni, curiosità? Io vi posso dare il passo anche lì al banchetto, non è che sono in difficoltà.
Sullo schermo vanno avanti questa galleria di immagini fatta di tanti lavori di Carlos. Domani inauguriamo la mostra a Ravenna con i lavori di Carlos dedicati a vari temi. Mannelli con un libro sconosciuto che ha fatto nel 1985 su Nicaragua Sandinista, uno dei primi esempi di reportage a fumetti, ovviamente ai tempi completamente sconosciuto, che non ha avuto nessun tipo di successo, tant'è che il libro è introvabile, potete vedere solo le tavole originali in mostra lì, poi ciao, dimenticatevelo. Schaut, che è un illustratore e che ha uno sguardo sempre sull'immagine, sul tema dello stereotipo, di come rendere immagini apparentemente concilianti in immagini perturbanti, che però non aggrediscono, come dice Carlos, ma che criticano, no? Che sono propositive in qualche modo. Io vi ringrazio di essere stato qui, ringrazio tutti. Daniele è fuggito, credo che se avete delle domande, volete dialogare con Serena e Carlos, loro sono ancora qui, rimarremo ancora qui per un po', anche con Alessandro, che ha tante storie da raccontare, conosce molto bene i territori. E diciamo che oggi abbiamo vissuto il nostro assedio in questo luogo, nel Basterli. Speriamo che non ci mettano dei checkpoint qui fuori per uscire, però in un certo senso simbolicamente già ci sono. Teniamoci questo territorio libero, cerchiamo di mantenerlo, perché veramente è difficile fare dei paragoni, sempre ci sentiamo anche un po' presuntuosi, è chiaro che sono condizioni di vita completamente diverse. Però credetemi, quello che succede lì, la sperimentazione umana che viene fatta in particolare in Palestina, è un territorio di studio per moltissimi paesi. I sistemi di controllo, per esempio, che sono stati messi in atto negli aeroporti dopo l'11 settembre, Israele già ce ne aveva e ne ha venduti gli aeroporti di tutto il mondo, perché era il modo con cui tu venivi controllato già nel 1999 quando entravi al Ben Gurion. Quindi è uno spazio nel quale si sta sperimentando qualcosa che poi piano piano si allarga. E quindi la questione palestinese ci riguarda veramente tutti, non è un luogo comune, ma è veramente la triste realtà. Grazie per essere stati qui e rimaniamo qua insieme. Grazie.